La mostra si compone di contributi sia di fotografi e videomaker professionisti che contributi amatoriali. Abbiamo dedicato questa parete alle foto dei fotografi professionisti, una serie di foto selezionate dai curatori e accompagnate da commenti estratti dalla nostra pagina di Facebook. Abbiamo scelto di ricreare anche nello spazio reale le caratteristiche dello spazio di Facebook attraverso l'utilizzo di questi adesivi con il mi piace di Facebook, proprio per ricreare un po' quello che è successo sulla nostra pagina durante i giorni dell'alluvione. Abbiamo dedicato poi una parete al video realizzato da videomaker professionisti che ritrae proprio gli angeli del fango durante i giorni dell'emergenza. Abbiamo poi realizzato un pannello con tutto lo storico della nostra pagina di Facebook, proprio per dare un'idea anche della quantità di materiale e di informazioni che attraverso questa pagina ci sono pervenute e che continuano ad arrivarci, perché la pagina è in divenire. E poi abbiamo dedicato due monitor alla presentazione in slideshow di foto amatoriali, sempre pervenute alla nostra pagina. Sono oltre 100 foto postate spontaneamente dagli utenti che ci hanno dato il loro consenso ad utilizzarle, a condividerle, e rappresentano proprio una visione collettiva su quello che è successo sia durante che dopo l'alluvione. E anche questi monitor, questi slideshow sono commentabili proprio come un post di Facebook, proprio per ricreare un po' l'atmosfera della pagina di Facebook.